Ok, ciao a tutti ragazzi, sono Nox e bentornati qui sul mio canale. Voglio iniziare questo video con una piccola accelerazione fino a quando non avessimo trovato o qualche cambiamento nella mappa, nei nemici, eccetera. Non c'è stato nulla di così rilevante a parte quel percorso segreto che vi ho fatto vedere appunto all'inizio. Ma ora ci siamo riposati a questo falò e ho incontrato queste persone sedute nella fontana. E non mi parlano. Non mi parlano, eh? E non possono neanche attaccarle. Va bene, allora nulla. Io pensavo di iniziare il video facendo quest'altro dialogo. E invece. Quindi, continuiamo a risalire. Io proverei ad andare fino su in cima. Prima di andare a caverne fungine, oppure no? Sto pensando, potremmo risalire oppure andare direttamente in realtà alle caverne fungine a questo punto, ragazzi. E tanto, per risalire possiamo partire direttamente da Pulveria. Ok, loro devo attaccare dalla distanza perché sennò non funziona. E avete visto quanto si recupera più velocemente le anime adesso, concentrandoci? È ottimo, ci si può curare molto più velocemente. Il che fa piacere. E quindi a questo punto, ragazzi, io lascerei un attimo quest'area per andare alle caverne fungine, così che possiamo andare effettivamente verso la zona nuova che vogliamo affrontare e quindi andare verso entrando nel veleno. Finalmente non è più pericoloso, possiamo andare. Dov'è la zona? Dobbiamo scendere ancora? Sì, non di molto però. Esatto, qua a sinistra, perfetto. Finalmente possiamo passare. Quindi, da adesso in poi è blind run. Vediamo un po' dove ci troviamo, cosa si deve fare, perché si deve fare. Ah, qua abbiamo anche un... Beh, facciamolo. Vediamo. 400, siamo già a 400 in realtà. Non mi ero neanche reso conto. Beh, in realtà qua si può anche fare... barare, perché si può andare anche sui muri, quindi e volendo posso far così, salire, fare il dash qua, salto sui muri, poi faccio così, faccio il dash, altro salto sul muro. Sì, insomma, non per forza bisogna seguire i percorsi verso l'alto dei pallini viola, diciamo. Ok, forse però con loro devo stare maggiormente attento perché appunto sono pericolosi. Allora, cerchiamo di non cambiare area. A cadere non ci preoccupa più perché tanto l'acqua benefica non ci fa assolutamente nulla. Però il problema è mirare bene e salire anche a volte. Ok, perfetto. Qua mi spinge giù, quindi devo per forza salire. Ok, cerchiamo di attaccare questo nemico senza morire. Ah, ok, lì non me lo fa fare. Wow, e mi spinge anche via tantissimo. Ok, quindi non è sempre valida l'affermazione. Bisogna... non è sempre vero che si può... ci si può attaccare al muro. Ecco, dobbiamo rifare tutto da capo, perfetto. Io col platform faccio schifo, quindi ci metterò un po'.
Allora, devo dashare qua. Allora, attenzione. Dash, perfetto. E qua ovviamente veniamo colpiti. Per forza, perché... Dash. Devo stare attento. Dash. È che qua si viene colpiti per forza, non è che c'è un se o un ma. Lì si viene colpiti per forza, cioè abbiamo il nemico sopra. Come faccio a schivarlo? Cioè, non posso attaccarlo se lui attacca prima me. A meno che non debba fare un'altra strada, ma sul muro non ci posso andare. Giusto? No, con calma. Facciamolo bene. E no, qua devo per forza far così, subire il danno. Far così. Ce l'abbiamo fatta? Non ce l'abbiamo fatta. Manca ancora qualcosa. Che non ho visto. Allora, saliamo. Adesso i nemici dovrebbero essere morti, almeno quello. Ce n'è uno nascosto da qualche parte? C'è un segreto da qualche parte? Che non vedo. Ce n'è uno segreto da qualche parte. O l'ho perso io di vista. Sono rosso fuoco, quindi mi sembra strano. Eccolo qua. Sì, ce l'abbiamo fatta. Ok, perfetto. Abbiamo completato anche questo puzzle e possiamo avanzare. Ci sono le meduse qua? E non possiedo l'aria di questa. Ok, non possiedo. Aia, era una mina quella? Ok, allora, non possiedo la mappa di quest'area, quindi vuol dire che siamo in realtà in un'area nuova. Mannaggia, devo stare attento perché ho solo 2 di vita. Ok, qua abbiamo la medusa che esplode e mi uccide. Perché sono un idiota? Perché sapevo che faceva quella cosa lì e non ho schivato in tempo. Quindi abbiamo mappa aggiornata. Però ovviamente noi non siamo qua, è stata aggiornata d'altra parte. Se ne sono andati i tizi che c'erano qua comunque, ok. Nulla, torniamo là ragazzi e vediamo un po' cosa fare. No, vediamo se riusciamo a risalire ragazzi qua, perché... No, bisogna farlo proprio di fretta per passare indenni, ok, allora ce l'abbiamo fatta. Ora dobbiamo cercare di uccidere il nostro caro nemico. Ok, qua abbiamo preso i mega danni. Ok, fa niente. Facciamo finta che non sia successo nulla. Se io facessi così. Ok. Aia. Ehi. Dove sei andato? Ah, sei ricomparso qua, almeno quello. Ma... E sono caduto a ruota libera. Va bene. 2 volte. Ok, siamo arrivati in fondo a tutto. Ma no, non aveva recuperato i Geo perché sono rimasti sopra. Ah, ce la posso fare. Niente, loro esplodono e lasciano la scia. Quello che mi dà fastidio è che lasciano una scia e vieni colpito lo stesso. Cioè, non lo trovo molto corretto, però hanno deciso di far così gli sviluppatori. Hanno lasciato di lasciare una scia d'esplosione. Ahia, non ho visto. Una scia esplosiva, diciamo, quindi. Però vabbè. Quella è una scelta proprio di level design, però, che uno può apprezzare o meno. Io non l'apprezzo sinceramente perché se io schivo il colpo lo vorrei schivare per intero e basta. Non che la traccia mi colpisca una volta schivato il colpo. Vabbè, senza continuare a fare polemiche, proseguiamo ragazzi, vediamo dove siamo. Ok, siamo in un luogo già vissuto. Ah, ed era un altro punto dove non ci si poteva arrivare prima perché... C'era l'acqua infetta. Perfetto, ok. Allora, adesso che lo sappiamo, sappiamo che questo è un altro shortcut. Sappiamo anche che di qua non c'è nient'altro. E quindi possiamo proseguire. Quindi possiamo scendere sotto di qua e andare a fare questa strada, che in realtà era una strada abbastanza segreta, però ora sappiamo tutto. E avanziamo, andiamo un po' dove ci porta quest'altra via. Ora, qua
qua a sinistra abbiamo un'altra strada. Dobbiamo cercare di trovare il cartografo. Ok, questa volta... Ah, ok, se... Se viene, vengono colpite dallo scudo, si inabissano. Quindi non dobbiamo neanche attaccarle o schivarle, volevo dire. Quindi è ottimo. Ok, quelle sono semplicemente mine, non bisogna toccarle, neanche colpire da lontano. Ma anche con lo scudo? Fatemi provare. Non si attivano con lo scudo? Con lo scudo non si attivano. Ok. Hanno un bel range esplosivo, quindi okay, dobbiamo stare attenti proprio. Ancora siamo in un'area non conosciuta. E rimaniamo sempre... Ma questa in realtà non è un'area non conosciuta. La conosciamo, solo che non possiamo... Come dire... Che è esploso. Non possediamo le carte. Ecco qua... Qua l'altra volta eravamo arrivati da sinistra e non potevamo passare. Quindi in realtà adesso possiamo... Non vorrei che fosse una cosa legata al New Game Plus, che magari poi abbiamo tutti i poteri e possiamo fare robe. Però il cartografo è sopra. E come ci arrivo sopra da qua? Non posso. Non posso. Dobbiamo sbloccare il doppio salto, ragazzi. Per forza, ci deve essere un doppio salto. E quindi per ora non possiamo andare a sinistra. O almeno a sinistra non ci permette di fare nulla. Quindi cerchiamo di proseguire andando a destra. A destra dovremmo avere un altro passaggio. Possiamo ancora scendere se non sbaglio. E quindi facciamolo. Dannato nemico. Ok, possiamo andare a sinistra e a destra forse. Iniziamo ad andare a sinistra sempre. Allora io direi che loro le uccidiamo con lo scudo, perché almeno... Ah, esplodono! Ma dai! Non avevo fatto caso che... esplodevano lo stesso. Forse perché cadevano nell'acqua. Nell'acqua non esplodono forse, allora. Ci sarà un boss medusa da qualche parte, presuppongo. Magari no, eh. Via, missile terraria. E qua mi ha colpito in pieno invece, quindi subisco le conseguenze di ciò. Sempre a sinistra. Sempre a sinistra. Silenzio, non c'è più musica. C'è Quirrell però. Salve. Non è forse pieno di sorpreso questo reame? Un edificio sulla sommità di un lago di acido. Malgrado questo spettacolo, non riesco a non provare una sensazione di familiarità. Qualcosa si agita nella mia mente, anche se non so ancora bene cosa. Credevo fosse il mio desiderio di esplorare ad avermi condotto qui, ma ora ho la sensazione che ci sia un'altra ragione. Questo edificio mi sta chiamando. Sento il suo richiamo. Avrò il coraggio di entrare? Ma quindi siamo arrivati... Siamo arrivati... Qua c'è il simbolo del tizio importante. Di uno dei tre tizi importanti, principali della trama, credo. Canyon delle Nebbie. Ok, Canyon delle Nebbie, ma... Sì, ma io l'avevo schivato a sto giro. Ah, ok, qua a sinistra so dove siamo. Qua c'erano già stati. Sì, qua c'erano già stati. In basso a destra c'è il passaggio con il... i tunnel. Ok. Proviamo a entrare a questo punto, perché sono curioso di vedere cosa abbiamo. Archivi dell'erudita. Ok. Mini meduse volanti. Zona priva di nemici, per ora. Panchina. Mappa aggiornata, ma noi non possediamo questa mappa, quindi... Bottiglie d'acido vario. Scendiamo. Ok, meduse e elettricità. Però meduse ancora che non fanno nulla. Sono uguali a quelle del canyon delle nebbie. Non fanno assolutamente nulla. Aia, me l'ho dimenticato che era una medusa grossa. Ok, qua ci possiamo sempre stare, il che è perfetto. No, esplode lo stesso, ok. Indipendentemente da quello che fa lo scudo. Però a sto giro non doveva seguirmi, non l'ho attaccata. Perché mi ha aggrato? Non doveva aggrarmi, no? Non lo so allora come funziona, non ho ancora capito.
Quindi adesso possiamo andare anche qua a sinistra, no? E scendere. Wow. Umu. Cos'è Umu? Wow. È una boss fight? Ma no, non la colpisco mai nella vita. Come faccio a colpirla? Aia. Forse adesso? No. Rimbalzano i miei colpi. Ciao Quirrell. Oh, grazie Quirrell. Posso attaccarla adesso? Ottimo. Aia. Quindi questo boss è da fare con Quirrell a quanto pare. Grazie Quirrell. Ok. Oh, Quirrell è scappato. Ah, questo è un attacco che mi fa cioè che mi insegue. Ok. Questo è l'attacco ad area. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. 5 colpi li posso dare. Ok, questo è l'attacco che mi insegue. Perfetto. Basta solo scappare. Beh, non è una boss fight impossibile una volta capito. Capite le cose da fare. Ok. Sì, sono solo questi due i suoi attacchi e Quirrell ci dà una mano per ucciderla. Risulta più semplice del previsto. A parte appunto io che sbaglio perché non guardo cosa sta facendo. Cacchio, però sono... è infame quando fa così. Ok, 1, 2, 3, 4. 4 sto giro. Forse è più veloce adesso, bisogna stare attenti. Cavolo, mi sono curato e mi ha colpito. Ok. No, aspetta, aspetta, qui era a fare Cassandra. Cassandra. Nell'acqua mi sembra che attacchi meno. Ecco, adesso l'ho detto. E mi ha colpito, giustamente. Attaccala, Quirrell. Niente, eh? No, perché sono caduto? Io volevo rimanere lì. Ok, è morta. Abbiamo uno di vita. Wow, e siamo stanchissimi. Abbiamo bisogno di curarci. Abbiamo bisogno di una panchina. Qualsiasi cosa. Io sto proseguendo a sinistra, ma anche a destra si poteva andare. Wow, è labirintica quest'area. Rimaniamo sul fondo? Non ne ho idea. Perché non c'è nessuno, tra l'altro? Sono pochissimi nemici. Esamina. Luce regale, sviluppo. Sviluppo uguale flusso, ni pesante, bestia, antica luce. M essenza, M sogno, M regressione, o non pensate a... io il latino non l'ho studiato. Mi spiace. Come? Quindi, ho uno di vita. Ho uno di vita. Ok, da qua sì. Ok, la stessa per il stesso percorso. Cioè, alla fine siamo... Rimaniamo sempre qua. Ma qua sotto non si può andare da nessuna parte. Quindi iniziamo a risalire piano piano tutte le aree. Salve. È percorribile sta cosa? È una mega fiala. Ok, ma esamina. Qualcosa brilla nella capsula. Madonna, mi hai spaventato a morte. Dunque lei ha chiamato anche te. Ho capito che non è una coincidenza se siamo arrivati insieme. Anche se la mia memoria è in gran parte perduta, questo posto lo ricordo. In queste camere l'erudita ha cercato di conservare tutto il sapere del reame e al centro ha conservato se stessa. Per salvare il nido sacro l'erudita è divenuta di propria volontà un sigillo, ma ha posto una protezione supplementare intorno a lei. Anche se non riesco a ricordare cosa sia successo, ho la certezza di aver avuto un ruolo importante in questa impresa.
Ora lei mi ha richiamato qui per inventire questa protezione. Tutto questo per poter venire in tuo aiuto. Si è tolto l'elmo. Wow. E siamo arrivati, quindi lei è l'erudita. E siamo arrivati dall'erudita. Non esitare, la scelta di riprendere forma è stata sua, non mia. Sai cosa ha intenzione di fare e sembra accettarlo. Sa cosa ha intenzione di fare e sembra... Sa cosa hai intenzione di fare e sembra accettarlo. Cioè, quindi in tutto questo tempo Quirrell aveva la maschera dell'erudita? Wow. Una figura dorme nella capsula. Ok. Con un HP. Vediamo cosa succede. Spero nulla di grave. Per fortuna abbiamo tutti gli HP qua. E qua siamo nel sogno. Siamo dall'erudita e dobbiamo fare la stessa cosa. Non questa, ovviamente, ma questa. Per la diversità, un sigillo. Un mondo per sempre immutabile. I sigilli devono essere infranti. Per sempre. Per sempre. Ho capito. Vai avanti. Meglio una fine. Meglio una fine. Meglio una fine. Ho capito, ma basta. Ti sei bloccato. Devo attaccare, ok. Quindi, tieni premuto A, concentrazione, A, giusto? Devo assorbire la sua essenza. Ok, altra cazzi e altro pezzo del puzzle risolto. Lì sembra che è la maschera che cada e si rompa, quindi si rompe tipo un sigillo. Ed è quello che stiamo facendo noi, no? I sigilli devono essere infranti. Quindi questi sigilli, probabilmente. E c'è stato un altro urlo. Forse dobbiamo... Cioè, loro hanno contenuto una creatura. Ed è appunto la creatura che c'è ai sentieri dimenticati, dove c'è anche adesso il... tutto il veleno, tutto il pus. E noi dobbiamo andare a sentieri dimenticati per uccidere questa creatura? Siamo stati richiamati per questo, per affrontarla e ucciderla? Non lo so, ragazzi. Sto pensando. Ok, ci ha affullato la vita questa cosa, che è fantastico. Vediamo cosa dice Quirrell adesso. La vita di Madama si è estinta. E adesso il suo sigillo è spezzato. Ah, quindi noi quando facciamo così, uccidiamo. Cioè, assorbendo l'essenza, uccidiamo comunque gli esseri dormienti. Wow. È stata un'impresa ardua, ma ho assistito alle tue prodezze. E anche lei ti ha ritenuto capace. Rimettiti in marcia dunque, lasciami riposare un po'. Ora che questo atto è compiuto inizio a sentirmi il peso dei miei anni. Inizio a sentire il peso dei miei anni. Ah. Quindi in realtà sei un vecchietto qui. Ok, e nulla, quindi abbiamo fatto anche questa cosa. La mia domanda è, se non ce l'ho fatta la prima volta, fare l'altra cosa. Salve, esamina. Una cisterna piena di lumidi statiche. Ok, mi ha dato una notizia di lore. Ok. Qua, altro latino, che non so. No, dicevo, se la prima volta non si è riusciti a fare quel percorso per risalire la zona dove c'è in teoria l'altro dei tre, come faccio adesso se non ho un doppio salto? L'unica cosa che mi viene in mente è quella volta che ho saltato il boss, quello con i piragna volanti. Aia. Quindi, aia. Ok, qua bisogna stare attenti. Ok, no, stiamo attenti un attimo. Ok. Ui, mi sono fatto colpire come un pirla. Via. Via. Ancora. Va bene. Sono un pirla. Ok, no, volevo provare a schivarli, ma non c'è stato verso. No, sono più forti di me, a quanto pare. Con loro devo far così, devo nascondermi come una canaglia. Qui. Ok.
Allora, quindi se... Allora, innanzitutto dobbiamo tornare indietro, in teoria adesso, perché questa zona l'abbiamo fatta e l'abbiamo conclusa, no? Quindi possiamo, direi, concluderla proprio tornando indietro, però io mi chiedo, il doppio salto dovrebbe essere di trama, in qualche modo. Quindi, strano che non... O comunque ci deve essere un altro modo per raggiungere l'altro dei tre, forse adesso si sblocca in qualche maniera? Perché noi non abbiamo ancora la mappa di quest'area, però noi siamo arrivati da di qua, da sinistra, però non abbiamo fatto tutta quest'area, ad esempio. Perché se non vado errato, c'è un percorso anche a destra, giusto? Credo di sì. Cosa ci ha colpito? Non mi sono neanche reso conto. Quindi diamo uno sguardo veloce alla nostra destra. Perché forse qua a destra. Ok, qua a destra non si può andare. E ok. Ma se io invece... C'è un altro percorso a destra da qualche parte? Tipo qua a destra, no? No, non c'è nulla. Me lo sono inventato. Il percorso a destra? Probabilmente sì. Probabilmente sì, eh. Ho visto male io? Mi sa proprio di sì, perché... Di qua si sta tornando proprio indietro, indietro, indietro. Qua non ci si è stati però. Di questo sono abbastanza sicuro. Aia. Di questo sono sicurissimo. Non mi ricordo quest'area, me la ricorderei con due bombe subito lì vicine a schermo. Ok. Aia. Non mi sono accorto neanche di queste in realtà. E niente, quindi io devo cercare di balzare tutte queste bombe facendo così. Ah, ditelo che mi volete morto. Ok. Sì, no, devo fare il percorso ostacoli adesso per capire cosa succede. Cerchiamo di uccidere la medusa. Non si può, eh. Che pelo. Ok. No! Ma ha colpito. Ok. Ok, medusina. Che, ah, lì c'era la trappola, si cadeva. Esamina. Tutto questo per un incavo per amuleto. Vabbè. Ne è valsa la pena, direi. Ma proprio... Ne è valsa tanta la pena. Ok, allora nulla. Questa è una cosa extra che abbiamo fatto e ne sono contento. Ok. E ora? E ora si torna indietro perché sopra ci siamo già stati, quindi dobbiamo andare nuovamente a destra per tornare indietro. Esatto, siamo di nuovo qua. Siamo in una zona già nota. E a questo punto risalirei i sentieri dimenticati, andrei a vedere forse un po' cosa è successo a quell'area, perché si è ridotta in questo stato. Allora, innanzitutto possiamo andare qua a destra e vedere se lui nel negozio ci dà qualcosa di più interessante. Allora, questo, seppur di muore, questo oggetto che fa per te ti renderà più forte, i tuoi nemici ti temeranno e anche tutti gli altri. Io compro tutto da lui. E vediamo se ha un dialogo extra. A vita fragile. Vorrei stare più geo. Ah, questo mi dà più geo, però non mi interessa per ora, quindi. Però acquistiamolo lo stesso. Vediamo cosa dice. Ho sbloccato un achievement, penso, per avere tanti amuleti. Non ho più niente da mostrarti. Ti serve qualcos'altro? Sei così avido. Niente, ok, non ha più nulla da darmi. Vediamo. Facendo l'inventario, il tasto per l'inventario che non mi ricordo più qual è, dov'è la I? La I dell'inventario, ok. Allora, ok, abbiamo sbloccato questi qua e ce ne sono ancora tanti in realtà da sbloccare. E tra l'altro possiamo mettere qualcosa qua, qualcosa che occupa uno, per esempio. Vediamo. Assorbe anime quando si viene colpiti. Questo non sembra essere male.
Questo costa 2, 2, 3, 3, 1. Permetti di mantenere l'equilibrio e continuare ad attaccare. Non mi fa rinculare, questo non è male neanche questo. Questo Dovana che indossa un odore eroico. Non so cosa voglia dire. Stemma del difensore. Un amuleto unico donato dal re di Nido Sacro e al suo cavaliere più fedele, sporco e graffiato, ma tenuto bene, dona Kindos un odore eroico. Non è che mi serve per sbloccare qualcosa? Inizio a metterlo. Secondo me serve per... Cosa vuol dire avere un odore eroico? Perché in realtà dona puzza questo, perché dovrebbe essere il difensore, dovrebbe essere quello... lo stercoraro, no? Però cosa fa... Wow! Che schifo! Ah, pensavo di averlo attaccato? Invece perché me ne sono andato? No, vabbè. Quindi, non so cosa faccia questa cosa, ma per ora la tolgo. E mi metto allora corpo saldo, nel senso che quando attacco rimango fermo sul posto, mi sembra una cosa ottima. Oppure no? Sto pensando se mettere questo. Oh, ma ragazzi, ma è già il momento di chiudere l'episodio in realtà. Io che stavo andando avanti. No, chiuderemo l'episodio ora. Perché, appunto. Stavo decidendo l'amuleto e poi devo chiudere l'episodio. Quindi, scegliamo questo per ora. Poi vediamo knockback se funziona o meno. E rimanere fermi sul posto. Quindi, senza andare ulteriormente avanti, ragazzi. La prossima volta, probabilmente, faremo un'altra esploratina. E innanzitutto per i sentieri dimenticati, Pulveria, per vedere se c'è qualche novità. Faremo un'accelerazione in quella zona lì, o comunque anche senza accelerare, andremo lì, tanto siamo qua di fianco, e vedremo un po' cosa succede. Dopodiché, ragazzi, appunto, andremo avanti e scopriremo se riusciremo a sbloccare il terzo sigillo. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, ci vediamo col prossimo episodio, buonanotte, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio a tutti, ragazzi. Alla prossima!